Bene, questo è il ponte ferroviario che collega la zona centrale di Colonia con la parte esterna, più esterna, dove c'è la fiera e si tiene la fotochina. E questo ponte, come vedi, come capita in diverse altre situazioni al mondo, ma questo è particolare, è letteralmente tappezzato di lucchetti, lucchetti di innamorati. Ogni lucchetto una coppia, ogni coppia una storia d'amore e ogni storia d'amore un universo intero di emozioni, di sensazioni, di felicità, di fatica. Una cosa stupenda. E sono veramente tantissimi, innumerevoli. Che c'entra questa cosa? C'è un po' di vento, mi spiace. Che c'entra questa cosa con la fotografia di cui stiamo parlando? C'entra, te lo racconto dopo. Vabbè, parlavamo di fotochina. Quest'ultima fotochina ha confermato quello che già alcune fotochine precedenti avevano cominciato a tratteggiare. Poiché questo è il momento in cui si incontra il mondo della professione con il mondo degli, chiamiamoli, amatori, emerge sempre più prepotentemente che il mondo degli amatori adesso non è più una casta di impallinati della fotografia, della tecnica fotografica e di poco altro, ma è l'intero mondo rappresentato poi di fatto dalle coppie di sposi a cui offriremo il servizio fotografico, rappresentato dagli amministratori delegati delle aziende per cui faremo il servizio, dai photo editor, anche dai photo editor delle testate, degli art director delle agenzie pubblicitarie, insomma questo intero mondo all'esterno che contiene anche tutti i nostri interlocutori professionali, cioè i nostri clienti, adesso utilizza la fotografia e vive immerso nella fotografia in un modo che prima assolutamente non era sperimentato e che determina socialmente il modo con cui la fotografia viene percepita, il gusto estetico, il modo con cui ci si attende dalla fotografia qualche cosa. Il fatto che questi clienti utilizzino risorse, tecniche, app, strumenti che danno loro la possibilità di percepire la fotografia come un mondo così come viene percepito, bene, questa cosa è diventata una sfida professionale per il professionista che contempla come sua capacità professionale non solo e non più il sapere padroneggiare in maniera appunto professionale il suo mondo da professionista, ma anche e in maniera sempre più importante la capacità di sapere trasferire in ambito professionale la conoscenza e anche la frequentazione degli stessi mondi degli amatori. Non è più una perdita di tempo su quello che fa l'amatore, è un elemento determinante. Ah, nel frattempo ti faccio notare che qui sta continuando la serie semi infinita di storie d'amore. Vabbè. Dicevo, sta diventando un elemento professionale irrinunciabile. Due esempi, due piccole chicche di questa fotochina, di cui poi faremo una relazione dettagliata della fotochina. Allora, la fotografia immersiva, il video immersivo, cioè quelli 360 gradi da dentro, è una scommessa su cui evidentemente molte aziende stanno puntando, forti della sensazione un po' ammaliante che dà questa cosa, un po' come potrebbe essere, azzardo un paragone, la videochiamata con gli allora chiamati telefonini, un esempio di tecnologia interessante, ma che poi, siccome richiede una sorta di complicazione delle cose semplici, non ha attecchito oltre il momento del boom. È probabile che questa cosa, il video e la fotografia immersiva, viva un momento di boom spinto dalle aziende che ci stanno credendo molto, ma che poi lasci terreno a una constatazione. Percepire il racconto video, il racconto filmico, come qualcosa che emozionalmente ti tira dentro, è stato sempre e resta appannaggio di qualcuno che sappia raccontare. Allora la nostra sfida professionale è cavalcare assolutamente questa cosa del video immersivo, ma portando l'utente a percepire come la tecnica dell'immersività del 360 gradi è affascinante, ma non è affascinante, non tira dentro tanto quanto il saper raccontare la storia filmica, il sapere focalizzare l'attenzione sulle cose che succedono. Storie d'amore. E questo resta terreno
assolutamente appannaggio di chi sa raccontare, e il saper raccontare è un appannaggio, un elemento professionale. Altro elemento di aggancio fra l'amatore e la professione è il ritornato amore per la matericità. In questa buffata di inconsistenza immateriale del digitale, cose come lo sviluppo immediato, ma neanche la stampa immediata, proprio lo sviluppo immediato delle pellicole, lo sviluppo immediato, ha un successo e riscuote un'attenzione veramente notevoli. Non solamente Project Impossible con la sua ripresa per aficionados della pellicola Polaroid, ma anche e soprattutto esperienze più di massa come la Fuji con le sue Instax, a cui non riesce a stare dietro alle richieste degli ordini e che ha proliferato in tantissime varianti, che poi è gemmato anche nella proposta fatta da Leica, che punta tanto a concetti, a una fotografia concettuale, a un modo di essere fotografi, che poi è ripreso anche con le stesse pellicole della Fuji dall'Homography. Insomma, molta attenzione alla matericità che è possibile venga mediata come elemento di rivalsa della fotografia vera, materiale. Bene, per il professionista sfruttare questo amore per la materia, proponendo non solo realizzazioni digitali ma anche opere uniche, serie limitate e così via, è un modo di cavalcare questo amore comune, diffuso. E perché questi lucchetti? Perché l'attenzione a queste storie d'amore uniche e che ripetute e proposte in questa maniera diventano un'opera, qualcosa di diverso? Perché anche in fotografia ci sta succedendo ed è successo una cosa di questo genere. Grazie alla possibilità di condividere e all'obbligo in qualche maniera di condividere per esistere come autori, ci è stata data la possibilità, che è nuova, è quella, cioè, con la nostra unicità, con la nostra individualità, di costruire non solo una singola storia, non solo una singola percezione, non solo una singola visione, ma anche una visione, un gusto, un percepito, un vissuto della fotografia che è collettivo. Questa opera di questo ponte ha la sua caratteristica non perché c'è un lucchetto di una storia d'amore, ma perché sono centinaia di migliaia che tutte assieme, con una capacità sinergica, producono una cosa che prima non c'era e non poteva esistere. In fotografia è lo stesso, e che il professionista percepisca questa vita di comunità della fotografia è tanto, tanto importante e va giocata. Tutte storie d'amore.